Perfetto, direi che possiamo cominciare. Buongiorno a tutte e a tutti, vi do il benvenuto da parte mia e dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli al convegno La Saggezza dei Barbari, esercizi spirituali tra filosofia greca e tradizioni orientali nel pensiero antico, per la precisione a un secondo ciclo di incontri di un progetto più ampio che ha visto il suo primo appuntamento lo scorso anno e che ha come scopo generale e primario quello di tentare di ricostruire una sorta di dialogo tra culture che animò senz'altro la storia del pensiero greco e che lo vide contrapporsi e relazionarsi con realtà altre e straniere o, dal punto di vista greco, con l'espressione naturalmente colorita e diremmo noi oggi poco politically correct, realtà altre e barbare. Naturalmente le tradizioni orientali, quindi la sapienza egizia, ebraica, della Mesopotamia, del vicino Oriente antico, della Persia fino all'India, tutti quei popoli che vantano una storia plurisecolare, plurimillenaria, con i quali i greci si rapportarono senz'altro e provarono a tentare di assimilare, tanto in negativo quanto in positivo, questi sistemi culturali ben radicati e ben consolidati, trovando un elemento con il quale costruire la propria identità, appunto tanto come presa di distanza da parte di eventuali tradizioni orientali nella consapevolezza di essere portatori di istanze peculiari, tipiche ed esclusive greche, tanto rintracciando possibili elementi di derivazione, di fonte, di paradigmi, ecco, più antichi, orientali, appunto in queste sapienze egizie, ebraiche, caldee o di qualsiasi altra, appunto, declinazione. E lo vediamo oggi, concentreremo l'attenzione, esauriremo, la gamma, ecco, dei vari popoli orientali che emergono, dei cui riferimenti emergono in vari modi nella produzione culturale e filosofica greca, ecco, ci concentreremo su un caso particolarmente interessante e significativo, localizzato a livello storico e geografico nell'Alessandria d'Egitto, appena uscita dal periodo ellenistico della dominazione greco-macedone dei Tolomei e da poco inserita nel nuovo compagine politica e culturale, il neonato impero romano, dove viveva da lungo tempo una fiorente comunità ebraica, la comunità ebraica di Alessandria, profondamente imbevuta di cultura greca. E restringeremo l'attenzione ancora di più sul caso posto da un singolo personaggio, Filone di Alessandria, che sembra per certi versi incarnare lui solo, naturalmente lui solo nel senso questa figura precisa, questo dialogo tra culture che andò ad animare nel corso dei secoli la comunità ebraica di Alessandria, appunto in profondo contatto tanto con i nativi egizi quanto con le élite dominanti greco e macedoni, e appunto vedremo che Filone di Alessandria incarna proprio vari aspetti, vari anime della società multiculturale dell'Alessandria d'Egitto dell'epoca, in quanto filosofo, quindi in quanto in possesso di un'anima, potremmo dire greca, un'anima da filosofo platonico che va ad accostarsi, a dialogare e a intessere un confronto prolifico con l'anima, il lato da appartenente alla cultura e alle tradizioni del suo popolo, della sua comunità ebraica, rispettosa naturalmente delle sue antiche tradizioni e delle sue leggi, e in più il quadro si complica, potremmo dire, in quanto è anche cittadino romano, in senso tecnico naturalmente, non semplicemente abitante, ecco, degli abitanti all'interno dei confini dell'Impero Romano, ma con un certo grado, una certa dignità data alla legislazione romana, appunto in quanto cittadino, in quanto ereditato la carica di cittadino romano, e quindi in un certo senso queste molteplici anime vengono a convivere, a scontrarsi o a dialogare nel tentativo di fornire, ecco, un orizzonte di senso ultimativo e definitivo in grado di tenere in parallelo o da unire, poi lo vedremo eventualmente se si può dare una risposta a questo quesito con gli interventi di questi giorni, appunto di tentare di portare avanti in parallelo, di tenere unito queste varie e molteplici anime, vari aspetti culturali ai quali egli appartiene.
E vado quindi subito ad introdurre la relatrice di oggi, che ci parlerà appunto di Filone di Alessandria, Ludovica De Luca, dottoressa Ludovica De Luca, attualmente postdoctoral fellow presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, con una borsa finanziata dall'Einstein Center Cronoi della Freie Universität di Berlino, dove collabora al progetto Creationism and the Calculation of Time in Late Antiquity between Alexandria and the Land of Israel. Dopo aver conseguito la laurea in filosofia presso la Sapienza Università di Roma, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in filosofia antica presso l'Università degli Studi di Roma III. È stata poi assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Aquila, dove ha partecipato al progetto PRIN 2017 Racconti di creazione come luoghi di interculturalità dinamica sul De Opificio Mundi di Giovanni Filopono. I suoi interessi di ricerca vertono sulla filosofia antica e tardoantica, con particolare attenzione anche alla letteratura giudaico-ellenistica, al giudaismo antico e alla letteratura del Secondo Tempio, nonché al cristianesimo delle origini. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su Filone di Alessandria, tra cui segnalo la recente monografia Il Dio Architetto di Filone di Alessandria, di Opificio Mundi 1720, edita per Vita e Pensiero, Milano 2021. Il suo intervento di oggi si intitola Tempo e creazione in Filone di Alessandria. Segnalo soltanto che la dottoressa Ludovica De Luca ha messo a disposizione un handout per i presenti qui cartaceo che potete ritirare, poi per chi ci segue da casa lo condividerò tra poco in chat in PDF. Ringrazio allora di nuovo la dottoressa Ludovica De Luca per aver accettato di partecipare al progetto, le cedo immediatamente la parola. Grazie. Di avermi invitata a questo seminario e grazie appunto dell'ospitalità. Sono molto felice di essere qui, anche un po' emozionata. Allora, leggo la mia relazione appunto su tempo e creazione in Filone di Alessandria. Nella lunga e ricca storia che accompagna la ricezione delle sue opere, Filone di Alessandria non è mai stato descritto come barbaros, come un non greco, anche se egli dovette apparire come un greco almeno sui generis, dal momento che, pur pensando e scrivendo come un greco della fine dell'età ellenistica, la sua vasta produzione letteraria è fortemente caratterizzata dalla sua fede nel giudaismo e dal suo essere stato parte attiva della rinomata comunità giudaica alessandrina. L'impianto teologico delle sue opere, fondato e sviluppato sulla base della scrittura, che egli legge nella nota versione greca detta dei 70, determina la scelta dei temi trattati e il modo in cui vengono presentati, dato che la maggior parte dei suoi scritti risulta difficilmente comprensibile se essi non vengono contestualizzati nel giudaismo ellenistico. Basti pensare che gran parte del corpus Philonicum è composto di opere esegetiche, dove la scrittura viene interpretata allegoricamente, come accade negli scritti parte del cosiddetto commentario allegorico al Genesi, o letteralmente, come accade negli scritti parte della cosiddetta esposizione della legge mosaica, che sono destinati non più a un pubblico ebraico, già familiare con la scrittura, come quelli del commentario, ma a un più ampio pubblico greco-romano, a cui Filone introduce temi e personaggi biblici in una fitta rete di riferimenti culturali, religiosi e filosofici che risalgono alla tradizione greco-romana. Come è noto, Filone, che vive nella diaspora, è un ebreo greco che scrive le sue opere in greco, sua lingua nativa, e che si trova a dover trovare un modo di far conciliare i dogmi del giudaismo con la cultura greco-romana, e che quindi si trova in una certa misura a dover tradurre concetti, personaggi e storie risalenti alla cultura mosaica in termini greci. Per questo motivo non deve essere sottovalutata anche la sua padronanza della lingua greca, che lo porta spesso a coniare dei neologismi, con cui dà voce a quella sintesi giudaico-ellenistica di cui Filone resta uno dei principali portavoce. In opere come il De Opificio Mundi, in parte dell'esposizione e quindi probabilmente destinato a un pubblico greco-romano, Filone, accanto al dio del monoteismo ebraico, si trova a includere riferimenti alla teologia astrale, identificando gli astri con gli dei, tra cui in quest'opera nomina esplicitamente Demetra e Oceano. Tali rimandi al politeismo, comunque del tutto secondari rispetto all'imponente ruolo riconosciuto al dio unico del giudaismo, non entrano in conflitto con il suo duro attacco contro i sostenitori dell'opinione politeistica, della Polyuteos Doxa, sancito alla fine dell'opera. Forse anche con l'intento di compiacere il proprio pubblico, Filone assimila, fin dove è possibile, il politeismo greco-romano, che permane nella sua opera sotto forma di rimandi culturali e metaforici.
Cercare di distinguere le due anime di Filone, una greca e una ebraica, è un'operazione anacronistica verso cui gli studiosi nel corso dei secoli hanno ampiamente messo in guardia e che trova una risposta nel carattere sintetico delle sue opere e nell'eclettismo che da un punto di vista filosofico le caratterizza. Quella di Filone, infatti, è una syntesis a tutto tondo, che coinvolge anche i suoi riferimenti a diverse scuole filosofiche. Dei riferimenti che troviamo accostati e combinati anche all'interno di una stessa pagina di testo. Rinomata è la sintesi filoniana di platonismo e stoicismo, in linea con quanto accade in altri autori a lui precedenti, come per esempio Antioco da Scalona. Per Filone, però, filosofia è soprattutto quella di Mosè, chiamato Filosofos, e descritto come colui che per primo è salito sopra le vette della filosofia, prima di Platone e di ogni altro filosofo greco. La sua opera, infatti, è stata intesa come l'espressione di una filosofia mosaica in cui, possiamo dire, il confine tra la sapienza dei greci e dei non greci è venuto meno. Vediamo come questa sintesi di tradizione giudaica e tradizione greca venga articolata nel Deopificio, opera cosmologica di Filone, in cui egli espone il punto di vista giudaico sulla creazione del cosmo, tenendo uno sguardo fisso non solo al Genesi, ma anche al Timeo di Platone, che è interpretato in chiave stoica. Sulla base della distinzione che si trova, oltre che nel testo ebraico, nella Settanta, tra i numerali cardinale e ordinale, Filone spiega perché in Genesi 1.1.5 si parli di giorno 1, di emera mia, e non di giorno primo, di emera prote. Solo per il primo giorno creativo, infatti, viene usato il numerale cardinale e non l'ordinale come per i restanti sei giorni, perché, come si può evincere da T1 e T2 nell'endout, che corrispondono ai paragrafi 15 e 35 del Deopificio, Filone vuole distinguere ciò che viene creato in questo giorno da ciò che viene creato negli altri giorni. Nel giorno 1 viene compiuta la misura del tempo, tu chronu metron, e non il tempo in sé, che inizia a scorrere solo a partire dal secondo giorno, con la creazione del cielo sensibile. Il creatore ha chiamato quel giorno 1, mia, e non primo, prote, perché al suo interno è stato creato il cosiddetto mondo intellegibile, il cosmos noetos. Come il giorno 1 è contraddistinto dall'unicità, dalla monosis, anche il modello noetico ha una natura monadica, una monadiche fusis. A Filone, infatti, preme rimarcare l'unicità del mondo intellegibile, che rappresenta il modello in base a cui Dio crea il mondo sensibile, perché esso rappresenta l'unica matrice contenente tutte le idee esistenti, da cui poi, nella scansione temporale, saranno riprodotte le copie sensibili, che sono caratterizzate non più dall'unità, ma dalla molteplicità. L'impianto su cui si basa la cosmologia di Filone è quello platonico del Timeo, anche se, a differenza di ciò che si afferma in quest'ultimo, è bene ricordare che per Filone il modello è creato da Dio e non ne è indipendente. In tutta l'opera, Filone, in omaggio a Platone, sovrapponendo Timeo e Genesi, chiamerà il dio biblico proprio Demiurgo, inaugurando una tradizione che avrà enorme successo in ambito cristiano. Nel giorno 1 viene creata la misura del tempo, dato che avviene la prima alternanza notte-giorno, la cui ripetizione, poi riprodotta in ambito sensibile, porterà all'enumerazione degli altri giorni. A mostrare il carattere intellegibile che contraddistingue tale misura del tempo è il fatto che subito prima, in Deopificio 34, che è il testo T3, nell'endout, la sera e la mattina del primo giorno creativo sono considerate nell'ordine delle cose incorporee e intellegibili. E Filone le descrive come idee, misure, prototipi e sigilli, e come cose incorporee generate in vista della nascita di cose corporee. Nel giorno 1, quindi, non inizia a scorrere il tempo sensibile, il nostro tempo quotidiano, ma viene creato solo quello che potremmo considerare come il tempo intellegibile, che caratterizza il modello. Parlare di tempo per il mondo noetico, però, è improprio, perché, come ci mostra Filone in Deopificio 12, ossia nel testo T4, nell'endout, siamo in uno stato ancora atemporale, siamo ancora al di là del movimento e del tempo, fermi nella stasi della aidiotes, della perpetuità. Similmente a quanto accade in Timeo 27, D5, 28, C3,
Filone infatti è attento a distinguere tra il carattere degenerato che contraddistingue il cosmo visibile e sensibile, a cui è assegnato divenire Genesis come nome proprio, e la idiotes come carattere congiunto e connaturato del cosmo invisibile e intellegibile. Per Filone, però, a differenza del Timeo, essendo il modello creato, si parla di una perpetuità che ha un inizio, e quindi solo dopo l'intervento creativo divino si può parlare di aidiotes, ma non prima. Nel Deopificio la perpetuità non entra in gioco di per sé, ma solo in stretta dipendenza di Dio, che è colui che la aziona, generando il mondo delle idee. Nel Timeo, invece, il carattere del modello, riconducibile all'eternità, aion, andrebbe inteso non tanto in relazione alla produzione demiurgica, ma soprattutto nei termini di una atemporalità che si contrappone al modello come sua immagine eterna, aionia e icon. Il tempo per Platone è aionios, perché se il demiurgo vuole, esso potrebbe non finire ed è esteso perpetuamente. Dietro la concezione filoniana del tempo riecheggia la nota descrizione platonica di Timeo 37:5, secondo cui il tempo è leikokine te aionos, ossia l'immagine mobile dell'eternità. Un'immagine che viene realizzata facendo restare l'eternità, ossia il modello del tempo, ferma in uno, en eni, e facendo muoverne invece l'immagine, ossia il tempo stesso, secondo il numero, kataritmon. Già in Platone, stabile punto di riferimento di Filone, troviamo la considerazione del modello come un'unità statica, svincolata dal movimento, di cui è immagine una temporalità cinetica che trova espressione nel dinamismo progressivo del numero. Sulla scia del Timeo, Filone, specificando la distinzione tra giorno 1 e gli altri 6 giorni, recupera queste due caratterizzazioni platoniche, secondo cui l'eternità è ferma e connessa all'uno, mentre il tempo è in movimento e connesso alla serie numerica, in questo caso in particolare ai numeri 2 e 7 che caratterizzano i restanti giorni creativi. Come si può evincere da T5 Nendaut, che corrisponde a Deopificio 13, per Filone il tempo ha un'origine, potremmo dire, quasi convenzionale, perché Dio di per sé non avrebbe avuto bisogno della durata dei tempi, del chronon mekos, perché progetta e crea ogni cosa contemporaneamente, al di fuori di qualsiasi scansione temporale. L'introduzione del tempo nella creazione non è necessaria a Dio, ma a ciò che viene generato, la cui generazione avviene secondo un ordine, secondo la taxis. Similmente a quanto accade nel Timeo, dove l'attività demiurgica è descritta come il condurre il visibile dal disordine all'ordine, anche nel Deopificio, dove il Timeo però è interpretato in termini creazionistici, la produzione del cosmo sensibile viene presentata come un'opera di ordinamento degli elementi che sono stati prodotti. Se volessimo considerare il Deopificio in relazione alle interpretazioni di Didascalias Karin o Katalexin, che sono state date del Timeo, tale opera sarebbe da collocare probabilmente tra quelle interpretazioni letteraliste e temporaliste del dialogo platonico, che lo hanno presentato come un racconto reale su un'origine temporale del tutto, e non tra quelle letture metaforiche ed eternaliste che lo hanno visto come un'analisi ontologica condotta a fini didattici sulle cause e la struttura dell'universo. Per Filone, però, come abbiamo già sottolineato, a differenza di Platone, la cosmopoiesi ha inizio con la formazione divina del mondo delle idee e non del solo universo sensibile. La sua opera può essere intesa anche secondo una posizione intermedia e oscillante tra questi due tipi di letture del Timeo, dato che il suo ricorso al dialogo platonico è funzionale a rispondere alle esigenze sollevate di volta in volta dalla scrittura, ed esso può risultare orientato a un determinato indirizzo esegetico piuttosto che un altro a seconda dei casi. Filone si trova a riadattare il lessico cosmologico platonico al dettato biblico e così come accade in Deopificio 28, che è contenuto in T6, nell'Endout, parla di prescrivere o ordinare
con il fine di mettere in evidenza come la creazione divina sia un'operazione cronologica avvenuta secondo il dettato della parola di Dio e che è segnata dalla scansione causale, in cui è messa in luce la dipendenza degli effetti dalle cause. La creazione della materia in filone è un tema controverso e dibattuto che in questa sede non possiamo che sfiorare, ma può essere utile ricordare come nel Deopificio siamo davanti alla presenza di una materia che, se per alcuni versi molto somiglia alla cora platonica, non è considerata tout court come qualcosa di preesistente che il demiurgo si limita a ordinare. La materia filoniana è anche descritta nei termini di una iule che, simile a una miscela di terra e di acqua, a un fango originario, viene creata e lavorata finché Dio non le fa assumere una forma, facendola diventare un'elaborata e raffinata usia. Nel Deopificio Filone precisa che all'ordine è cosa familiare, o oikeion, il numero, e per questo motivo l'incipit della scrittura, enarchei poiesen oteos ton uranon kai tengen, dunque in principio fece Dio il cielo e la terra, non andrebbe inteso secondo il tempo, kata chronon, ma secondo il numero, kata ritmon. Come si mostra in Deopificio 26-28, dunque nel testo 6 dell'Endout, il tempo infatti non c'era prima del mondo sensibile e Filone ipotizza che esso sia venuto all'esistenza o con il mondo o dopo di esso. Attingendo, come vedremo tra poco, anche alla tradizione stoica, Filone definisce il tempo come l'estensione del movimento del mondo, ossia come diastema testu cosmu kineseos, precisando come il movimento non sarebbe potuto venire all'esistenza prima di ciò che viene mosso, ma deve necessariamente essere contemporaneo o successivo al mobile. L'esistenza del tempo è posteriore alla nascita del mondo. Similmente a quanto accade nel Timeo, il tempo inizia a scorrere, inizia a muoversi proprio con la creazione del cielo e degli astri, che per Filone vengono forgiati in base all'idea di luce noetica, creata nel giorno 1 insieme alle altre idee. In linea con la teologia astrale, egli chiama tali astri dei. Come si può vedere dal testo 6 nell'Endout, gli astri sono collocati nel cielo come nel tempio purissimo della sostanza corporea, per diversi motivi, tra cui Filone individua l'illuminazione del cielo e del cosmo, il mostrare i segni, i semeia divini da interpretare, la determinazione dei momenti opportuni, dei kairoi, delle stagioni, che stabiliscono le tappe della produzione agricola e biologica, e last but not least, la determinazione dei giorni, dei mesi e degli anni, che rappresentano i metra chronu, ossia le misure del tempo, e generano quindi la ritmu fusis, la natura del numero. Come emerge in T8, nell'Endout, che corrisponde al paragrafo 60 del Deopificio, Filone, poco dopo, specifica in che senso intendere il fatto che gli astri siano stati generati pros metra chronon, in vista delle misure dei tempi. I giorni, i mesi e gli anni, dice Filone, si costituirono con le rivoluzioni periodiche, con le periodioi, del sole, della luna e degli altri astri, essendo stati determinati dai loro procedere circolari. Essi mostrano la natura del numero, che è rilevata quindi dal tempo e dal suo scorrimento. I numeri derivano dai giorni, l'uno deriva dal giorno 1, il 2 da 2 giorni, il 3 da 3 giorni, il 30 da un mese, e così via fino al numero infinito, o hyperos aritmos, che deriva dal tempo infinito, ex apeiru chronu. La progressione dei numeri, quindi, è ricavata dallo scorrere e dall'accumulo del tempo. Nel momento in cui i giorni vengono contati, rivelano la natura del numero. Nonostante Filone non sembri manifestare troppa simpatia verso Aristotele, perché lo considera come un sostenitore di una posizione eternalista, non sembra impossibile che egli abbia assimilato anche la sua nota definizione del tempo, secondo cui Cronos è l'aritmos kineseos catato proteron kai usteron, dunque il numero del movimento secondo il prima e il poi, fisica libro 4, 11, 219b, 1, 2.
Per Aristotele il tempo è numero, nel senso in cui intendiamo le cose numerate e numerabili, poiché il numero è ciò che è numerato e non ciò con cui noi numeriamo. Il numero, quindi, in questo caso, non è da intendere tanto come l'uno, il due o il tre, ma come ciò che può essere contato e misurato, essendo vincolato ad un corpo, quindi come uno, due o tre cavalli. Tale definizione, trasposta nel caso di Filone, porterebbe a riconoscere la necessità di individuare chi è che sta contando le cose numerate. Mentre Aristotele non specifica questo aspetto, in Filone non si potrebbe prescindere dalla presenza di un contatore, che è da identificarsi con il dio del Genesi. Nella speranza di dedicare uno studio a parte a possibili echi aristotelici nella concezione filoniana del tempo, è interessante notare, in via solo preliminare, come in Filone ritorni una descrizione del tempo in rapporto al numero e al movimento, in particolare al movimento degli astri, che diviene misura del tempo stesso. Come Aristotele mostra nel De Cielo, poiché il tempo è vincolato al movimento e quindi a un corpo che si muove, esso è caratteristico anche del cosmo, al di fuori di cui non c'è nessun corpo e dunque non può esserci alcuna temporalità. In maniera simile, Filone correla il tempo solo al mondo sensibile, dato che Cronos è venuto all'esistenza il secondo giorno, quando Dio ha iniziato a costruire il suo primo componente, ossia il cielo. Nella concezione filoniana del tempo come numero ritorna anche la descrizione aristotelica del tempo in termini quantitativi, dato che Aristotele ne parla in relazione alla categoria della quantità. Per Filone, d'altronde, il tempo si presenta proprio come una certa quantità di giorni o di numeri che è dispiegata in maniera progressiva. Non viene contemplata invece alcuna regressione. Anche quando il tempo è descritto come numero infinito, in doppio 60, Filone sembra sempre pensarlo in una sola direzione, che ha inizio con la creazione e che potenzialmente potrebbe non avere una fine. È interessante notare il duplice uso filoniano del termine metron, misura, che nella stessa opera, seppure in passi diversi, viene impiegato in maniera polisemica, da un lato in relazione al modello intellegibile e alle idee in esso contenute, e dall'altro in rapporto alle rivoluzioni degli astri, ai giorni e al tempo sensibile. Abbiamo visto come con metron venga descritta la creazione del giorno 1, e dunque la prima alternanza notte-giorno che contraddistingue la creazione del modello, fermo nella perpetuità. Le stesse idee poi sono metra delle cose corporee, ma metra cronu, misure che generano la natura del numero, sono anche i giorni, i mesi e gli anni sensibili, in cui è scandito il tempo cosmico dell'universo. Considerare il giorno 1 come misura del tempo e la mattina e la sera intellegibili come misure, ossia come idee, implica attribuire al concetto di misura un aspetto paradigmatico che lo rende distintivo della dimensione intellegibile. Per questo motivo si potrebbe parlare della stessa perpetuità come misura del tempo, in quanto ne rappresenta il prototipo, che però, quando viene riprodotto sul piano sensibile, si mette in movimento e perde l'immobilità. Quando parliamo delle rivoluzioni di sole, luna e astri, o dei giorni come misure del tempo, il termine metron, invece, non sembra più avere quella funzione paradigmatica che ha quando Filone lo impiega per l'intelligibile, e per misura dobbiamo intendere quell'alternanza giorno-notte che, ripetendosi, determina la progressione del tempo. Quando durante l'atto creativo la misura intellegibile viene trasferita sul piano sensibile e si verifica la creazione, è come se l'intellegibile entrasse a far parte della dimensione visibile e corporea, in maniera simile a quanto è stato riscontrato in alcuni stoici antichi. I logoi spermaticoi, le ragioni seminali, di cui parla anche Filone, sono forme intellegibili che irrigano la natura, secondo cui ogni evento può realizzare quel destino che risulta già scritto. Già negli stessi stoici, tali logoi sembrano essere connessi a una progettualità divina, provvidenziale, in cui viene anticipata l'esistenza di ciò che sarà. Aezio sottolinea come per gli stoici il Dio, intelligente e fuoco artefice, appare come colui che cammina passo dopo passo sulla strada per la generazione del cosmo,
comprendendo in sé tutte le ragioni seminali, secondo cui ogni cosa si realizza conformemente alle marmene. I logoi, poi, nello stoicismo, sono divini, non solo perché Dio è la ragione seminale del cosmo, ma anche perché il Dio li contiene tutti in sé. Filone, però, a differenza degli stoici, non può credere in un'eterna sussistenza del cosmo, scandita in cicli distruttivi e costruttivi, caratterizzati da ekpurosis, conflagrazione, e palingenesia, e rinascita. Per lui il cosmo è generato una sola volta all'inizio della creazione ed esso non si corrompe eternamente. Se il dio Demiurgo lo riterrà opportuno, l'universo finirà una volta per tutte. Diverso è il caso delle generazioni e corruzioni particolari, che avvengono all'interno del cosmo, ma che non implicano la corruzione o rigenerazione dell'intero universo. La definizione filoniana di tempo come diastema testu cosmu kineseos, quindi come estensione del movimento del cosmo, può essere intesa in rapporto alla concezione dei logoi spermaticoi che emerge in Dopificio 41-44, che è il testo T9 nell'Endout, dove la temporalità del cosmo è descritta in relazione alle generazioni particolari che si verificano prosten ton omoion aei genesin, in vista della generazione eterna dei simili, i cui momenti opportuni, i kairoi, si ripetono periodicamente. Come mostra Filone, è compito di Dio sollecitare il principio verso la fine e la fine verso il principio. Dalle piante, infatti, deriva il frutto e dal frutto il seme, che contiene in se stesso la pianta. Come si evince, oltre che da T9, anche da T10 nell'Endout, che corrisponde a Dopificio 67, all'ordine che Dio traccia tutto insieme, Hama, nel suo logos, ossia nella sua mente, durante la prima intellegibile fase creativa, corrisponde la generazione a turno, en merei, delle cose le une dalle altre. Infatti, le cose che vengono generate non nascono tutte insieme, kairo eni, in un unico momento opportuno, ma nascono cronois diaferusin, in tempi che sono differenti. Alla semina seguono i primi germogli e poi la radicazione delle radici sempre più a fondo nel suolo, con la parallela crescita della pianta verso l'alto. Tali generazioni parziali implicano una sequenza ascendente, per cui il processo naturale ha inizio a partire da ciò che è da poco, per terminare nella cosa migliore tra tutte. Sono le usia e gli spermaticai, le essenze seminali, in cui sono contenuti gli adeloi, kai, afaneis, logoi, quindi le ragioni oscure e invisibili di tutte le cose, che rendono possibile la ciclicità dei kairoi e che rendono il ritmo a cui procede la generazione un ritmo progressivo e insieme circolare. Al tempo della creazione, al tempo cosmologico, che è un tempo rettilineo che inizia a scorrere al momento dell'origine, corrisponde la temporalità del mondo, secondo cui ogni elemento che ne fa parte si muove in maniera ciclica. Filone è stato considerato una fonte per la concezione stoica del tempo come estensione, come diastema, del movimento del cosmo, e diversi suoi passi sono stati inseriti nel capitolo sul tempo delle testimonianze attribuite a Crisippo negli Stoicorum Veterum Fragmenta a cura di Hans von Arnim. Ma che significa che per gli stoici il tempo è diastema? Innanzitutto, secondo Simplicio, bisogna distinguere tra le opinioni di Zenone e di Crisippo, dato che il primo ha definito il tempo solo come estensione del movimento, kineseos diastema, mentre il secondo parla di estensione del movimento del mondo, di diastema testu cosmu kineseos. Da quanto sappiamo, infatti, Zenone sembra essersi occupato soprattutto del tempo in relazione al movimento dei singoli corpi e non tanto di un tempo cosmico, seppure comunque egli ribadisca come generazione e corruzione avvengano secondo il tempo. Stobeo mostra come in Crisippo sussistano in realtà entrambe le definizioni di tempo, distinguendo tra un tempo particolare come estensione del movimento, nel senso di estensione di ogni movimento, e il tempo universale come quell'estensione che deriva dal movimento del mondo, poiché ogni cosa si muove e sussiste kataton chronon, secondo il tempo.
Per Crisippo il tempo del cosmo sembra corrispondere a quella distanza o intervallo, entrambi significati del termine diastema, che separa un ciclo cosmico e l'altro, e per questo sembra rappresentare quell'unità di misura attraverso cui si contano gli anni del mondo, che è soggetto, nello stoicismo, alle periodiche conflagrazioni e rinascite. Il tempo sembra essere l'estensione del movimento del mondo, perché, dice Stobeo, deriva dal suo movimento. Il tempo non esiste di per sé, ma la sua esistenza è vincolata a quella del movimento. Filone riprende e assorbe la definizione di tempo attribuita a Crisippo per mostrare il vincolo che lega il tempo al movimento e mettere in luce come affinché ci sia il tempo debba esserci il movimento e dunque, essendo in debito anche nei confronti di Aristotele, ciò che si muove, ossia in questo caso l'universo. Come abbiamo già detto, Filone ha un atteggiamento ostile verso l'idea di conflagrazione e di rinascita del cosmo adottata dagli stoici, ma anche per lui la definizione del tempo come diastema testu cosmu kinesios sembra descrivere l'anzianità del mondo. Nel suo caso tale definizione, più che andare a descrivere la diastema, la distanza tra un ciclo cosmico e un altro, va a giustificare la distanza tra un giorno e l'altro, dunque tra un movimento, un'alba o un tramonto dei corpi luminosi e un altro. Filone sembra adottare tale definizione non solo a livello astronomico-cosmologico, ma anche in rapporto al tempo biodinamico della natura e dei suoi organismi. Per il mondo naturale, infatti, Filone descrive una temporalità ciclica, scandita dalle diverse fasi di sviluppo delle specie. Il tempo è diastema perché rappresenta l'intervallo tra quei kairoi che si ripetono ciclicamente e che rappresentano l'apice naturalistico-biologico della produzione animale o vegetale. Nella teorizzazione che emerge del tempo nel Doppificio, Filone sembra distinguere tra un tempo rettilineo della creazione, che ha un inizio e che se Dio non vuole altrimenti è potenzialmente senza fine, e un tempo ciclico, affine a quello stoico per via della presenza dei logoi spermaticoi nella natura. Quest'ultimo è il tempo dei generati, di ciò che è dentro al cosmo, o per meglio dire sotto il firmamento, i cui movimenti degli astri determinano la progressione dei giorni. Quello di Filone, dunque, potremmo dire che è un tempo a spirale, che a partire dal giorno 1 scorre in maniera rettilinea e progressiva, ma che al contempo, per quanto riguarda la vita interna al cosmo, scorre anche in maniera ciclica e ripetitiva, scandendo la vita, lo sviluppo e la morte di ogni elemento creato. Andando alle conclusioni, vediamo come, grazie al ricorso alla filosofia greca, a Platone, ad Aristotele e agli stoici, Filone sviluppi una concezione del tempo doppiamente sintetica. Da una parte, egli compie una sintesi tra le diverse sfaccettature delle visioni del tempo offerte da differenti filosofi greci, riprendendo quegli aspetti che egli trova maggiormente compatibili con l'impianto mosaico della sua cosmologia. Il tempo come immagine mobile dell'eternità del Timeo, il tempo come numero del movimento della fisica e il tempo come estensione del movimento del mondo dei frammenti di Crisippo. Filone riprende il cuore nevralgico di tale teorizzazioni, sintetizzandole nella sua concezione del tempo a spirale. Si tratta di un tempo insieme cosmologico e biologico, che nasce e si sviluppa come copia della perpetuità del mondo intellegibile, il quale invece, una volta creato, resta statico, al di là del tempo e del movimento. D'altra parte, quello di Filone è un tempo sintetico perché gli sintetizza tradizione greca ed ebraica, al punto che tali tradizioni risultano difficilmente separabili. Non è un caso, infatti, che se si dovesse rappresentare graficamente il tempo nel giudaismo, esso avrebbe proprio la forma di una spirale, in quanto è caratterizzato da una dimensione rettilinea, rappresentata dal tempo della creazione che ha inizio con la cosmogonia descritta nel Genesi, ma che al contempo è un tempo ciclico. Il calendario ebraico, infatti, è scandito dalla vita religiosa e dalle sue festività, e ogni settimana si chiude con lo Shabbat, con il sabato, che come giorno di riposo torna ciclicamente dopo ogni settimana dedicata al lavoro. D'altronde la parola anno, Shana, deriva da una radice ebraica che indica sia ripetizione che rinnovamento, nel segno di una temporalità ciclica che progredisce in maniera costante nella spirale del tempo. Grazie.
Perfetto, ringraziamo Ludovica De Luca per la sua ottima e interessantissima relazione. Direi che possiamo aprire il dibattito, quindi per il pubblico qui presente potete appunto alzare la mano, poi venite qua direttamente a porre la domanda sfruttando il mio microfono. Per chi ci segue da casa potete prenotarvi via chat e poi seguiamo l'ordine, vi do la parola. Quindi a voi, prego. Prego, sì. Grazie per questo intervento e, diciamo, e volevo chiederle una curiosità più che altro che mi è sorta. Quanto e se in Filone viene accettato poi dal giudaismo successivamente? Penso sia un problema, non lo so. Sì, è un tema Grazie. Gigantesco. Sì, allora, Filone in realtà non ha avuto una grande ricezione, diciamo, diretta del proprio pensiero e delle proprie opere nel giudaismo tradizionale, al punto che in realtà riviene fatto il suo nome esplicitamente soltanto nel Rinascimento, da Zaria De Rossi. Ma fino ad allora non viene mai citato esplicitamente, anche se moltissimi diciamo, luoghi esegetici che si trovano nelle sue opere, molte sue interpretazioni della scrittura, comunque hanno anche dei paralleli nella tradizione midrashica. Però appunto non, dato che viene comunque codificata soltanto successivamente a Filone, non si sa poi se effettivamente magari si tratta soltanto di un bagaglio orale di tradizioni che lo stesso Filone magari potrebbe aver già assimilato, o quanto invece potrebbe lui stesso addirittura talvolta aver influenzato magari anche appunto i Midrashim. Altre questioni, altri interventi? Che da casa, intanto nel caso pongo io una giusto una curiosità che mi era sorta. No, una curiosità all'inizio, no, mi è incuriosito il fatto che appunto avevi detto che vengono menzionati talvolta gli dei della tradizione pagana nelle opere di Filone, e mi sembra, ti chiedo nel caso se sia sostanzialmente positiva la menzione, nel senso che non vengono sfruttati come elemento di polemica da cui prendere le distanze, come potrebbe essere per la maggior parte nella letteratura prima cristiana, se venga riconosciuta una certa dignità, naturalmente non nel senso di statuto ontologico di loro esistenza, ma come metafora, eventualmente come portatori di espressioni, ecco, di concetti, non ovviamente come figure con una propria identità. Quindi se Filone non sia appunto allora del tutto polemico in questo senso con la tradizione pagana religiosa, non pagana filosofica. E guarda, nel Doppificio vengono appunto nominati diciamo come un riferimento metaforico, potremmo dire, in relazione agli astri, in questa descrizione appunto del cielo come di un tempio dove appunto risiedono gli astri che vengono appunto descritti come agalmata, no? Quindi come statue, quindi richiamano proprio le statue delle divinità, degli dèi. E lui appunto si scontra molto contro l'opinione politeistica, perché appunto soprattutto il Doppificio, diciamo, che finisce con l'enunciazione di questi cinque dogmata in cui si riassume un po' quella che per Filone è l'essenza del giudaismo, e tra questi ovviamente c'è il fatto che la divinità è soltanto una, e quindi in questo caso lui quindi si scaglia contro chi sostiene invece che le divinità sono molteplici. Però nonostante questo gli dèi comunque rientrano nel suo immaginario metaforico filosofico, ecco, quasi in una maniera spontaneamente sincretistica, mi verrebbe da dire. Appunto perché Filone ragiona anche molto, ovviamente è ebreo, però ragiona anche da greco che vive ad Alessandria e che quindi non può, diciamo, ignorare la realtà a lui circostante, ecco. Grazie molte. Altre questioni? Altri interventi?
Sì, certo, prego. Vuole sì, avvicinarsi, grazie. Qua in opificio 60 sembra di leggere che Filone identifichi i numeri, definisca proprio i numeri in base al numero dei giorni trascorsi. In questo senso, a me risulta abbastanza oscuro come mai in altri punti parla di numero infinito, e vorrei, quella mia domanda è se ci sono conoscenze da altri passi su che cosa intendesse per l'infinito, perché visto che Filone sembra convinto che il mondo deriva da una creazione attraverso un numero finito di eventi, di giorni, questo infinito non si capisce bene, io almeno non capisco bene che posto trovi nella sua descrizione del mondo. In particolare si tratterebbe, mi sembra, ma vorrei conferma, non di un infinito in atto, ma di un infinito in potenza, nel senso soltanto che i numeri continuano a crescere e non si vede a priori alcun limite alla loro crescita. Ah, questo è un aspetto che sicuramente voglio approfondire. E me lo sono chiesto anch'io, appunto. Perché in questo paragrafo Filone appunto arrivi a parlare di numero infinito e di tempo infinito. Sono d'accordo con la sua interpretazione, e quello che per ora mi sono risposta è che appunto tutti descrivono il numero come infinito, e quindi diciamo che questa definizione del numero come infinito lo porta appunto a parlare anche del tempo come infinito, ma sempre, come ha detto appunto lei, pensando a un infinito che non è infinito da tutte e due le parti, no? Ma che comunque ha un inizio e che poi scorre in maniera progressiva all'infinito. Però lo vorrei approfondire, perché appunto penso che sia un aspetto interessante, anche in relazione ad altre opere. Grazie mille. Abbiamo da remoto Francesca Lesse, che con un intervento, che saluto intanto. Grazie, buonasera. Io non devo fare, mi sentite? Sì, se no mi fate segno. Non devo fare una domanda, ma piuttosto vorrei fare un'osservazione, una sottolineatura, cioè vorrei sottolineare come la relazione di Ludovica De Luca abbia rimarcato, secondo me, molto bene il ruolo che ha la tesi stoica delle ragioni seminali, dei logoi spermaticoi, nella costituzione, diciamo così, parlando in termini un po' più generali, nella costituzione del platonismo ellenistico, tardo ellenistico, e quindi anche nella conformazione e configurazione particolare che ha il platonismo di Filone di Alessandria. E questa è una sottolineatura che secondo me non viene sempre fatta dalla storiografia. I logoi spermaticoi stoici invece rappresentano una fase, uno step particolarmente importante di grosso impatto nel platonismo, che non sempre appunto viene riconosciuta, e di cui va sottolineato anche questo fatto che pur in un contesto di pensiero in cui il cosmo viene visto come un cosmo caduco, cioè una costituzione fisica, naturale, destinata comunque a cadere, a dissolversi per poi ricostituirsi, i logoi spermaticoi costituiscono la struttura intellegibile che anche nel momento della distruzione fisica, dell'annichilimento fisico, in realtà permane, e permane nella mente divina. Cioè il logos in qualche modo è strutturato in una pluralità di principi intellegibili che costituiranno appunto i principi non a caso seminali per il cosmo futuro. E questo anche in una visione del tempo che si viene costruendo con elementi anche molto eterogenei, cioè desunti dal platonismo e dallo stoicismo, è particolarmente importante. E a questo proposito vorrei ricordare, non so se magari a Ludovica può anche essere utile, ricordare che Roberto Radice, uno dei più autorevoli interpreti di Filone, riteneva che la dottrina, la cosiddetta dottrina, che è uno dei connotati del platonismo della prima età imperiale, cioè la teoria delle idee come pensieri di Dio,
sarebbe nata proprio con Filone di Alessandria. Sarebbe Filone di Alessandria che ha introdotto questa tesi, questa teoria, che poi troviamo anche in altra letteratura cosiddetta medio-platonica. E personalmente mi permetto anche di avanzare all'ipotesi che la tesi, la teoria delle idee come pensieri nella mente di Dio sia proprio uno sviluppo a cui, una tesi a cui ha contribuito anche la tesi stoica dei logoi spermaticoi. Quindi non volevo fare una domanda, volevo sottolineare appunto questo aspetto della relazione di De Luca che sicuramente io condivido pienamente. Grazie. Grazie mille. Grazie, certo. Allora, se ci sono altri interventi, altre domande, richieste di chiarimento. Certo, prego. Volevo un chiarimento appunto su quando lei ha detto che appunto in Filone, al contrario di Aristotele, non si può prescindere da chi conta e ha fatto l'esempio dei cavalli. Mentre appunto in Filone si può dire che c'è l'1, il 2 e 3, e invece in Aristotele 1, 2 e 3 cavalli. In che senso non si può prescindere da chi conta in questo senso? Questo riferimento lo facevo, diciamo, per richiamare la concezione aristotelica del numero, che quindi è legata all'oggetto contato. Quindi per contare qualcosa serve qualcuno che conta, noi possiamo dire. Però appunto questo dicevo che in Aristotele non è una questione che viene posta nella fisica, quindi la ricerca di un contatore, o almeno non la troviamo, diciamo, espressa esplicitamente. Confermi? Ok. Mentre in Filone necessariamente serve un contatore che nel nostro caso andrebbe identificato con il dio di Genesi. Però appunto Filone non fa nessun tipo di riferimento diretto, diciamo, a questa concezione del numero in Aristotele. Quindi era, diciamo, un aspetto che volevo sottolineare sicuramente di differenza rispetto alla concezione del numero che può emergere, cioè del tempo come numero che può emergere nella fisica. Grazie. Molte grazie. Ci sono altre domande? Sì, prego. Sostanzialmente un paio di curiosità. Volevo in sostanza chiedere quali sono le autorità a cui Filone d'Alessandria si rifà quando si parla di lettura di Platone, perché quando io vedo almeno il testo di Filone, io da non specialista, penso che comunque ci sia una mediazione che aiuta Filone nella lettura di Platone. Quindi mi chiedevo, ci sono dei manuali magari medio platonici a cui Filone si rifaceva o qualche medio platonico, non lo so, penso a Plutarco ad esempio, che è un medio platonico che comunque in un certo senso assorbe anche qualcosa del testo aristotelico nel suo platonismo. E una sorta di quello a cui lei faceva riferimento quando dice Filone, qui in un certo senso sembrerebbe quasi occheggiare ad Aristotele, poi non so se ho inteso bene io. E quindi questo. E poi la seconda considerazione, barra domanda, era relativa alla separazione tra movimento e stasi che abbiamo in Filone. Cioè, anche qua mi sembra che Filone stia irrigidendo una difficile dualità che c'è nel pensiero platonico, nel senso che nel pensiero platonico movimento e stasi sono ovviamente due opposti, però allo stesso tempo c'è tutto il problema dell'uno molteplice come l'idea, nel senso il mondo intellegibile come unità e allo stesso tempo idee. Una molteplicità di idee, quindi cioè, mi sembra che Filone stia dividendo in maniera forse ottimale per il suo sistema di interpretazione del platonismo e della religione, un'opposizione che in un medio platonico è difficilmente risolvibile, che appunto penso ancora a Plutarco. Abbiamo in alcuni passi c'è Plutarco che si riferisce al mondo intellegibile come uno molteplice, ovviamente qui c'è richiamo al sofista, però
con il cosmo intellegibile pieno di vita e anche movimento, un movimento che è anche interpretabile come cambiamento, kinesis, e in questo senso vita proprio e movimento attribuiti alle idee. Quindi non so se mi sono spiegata se ha senso, però volevo sapere lei cosa pensava, insomma, di tutto questo. Allora, io non mi sono occupata di un confronto con Plutarco, sì. Comunque successivo sì. Rispetto a Filone. Sì. Quindi in realtà non so fare un confronto diretto tra i due autori puntuale. Quello che posso dire è che per quanto riguarda la ricezione, diciamo, del platonismo in Filone, che dire, c'è un ampio dibattito, insomma, tantissimi studiosi si sono chiesti e si chiedono se Filone possa essere inteso medio platonico o no. E personalmente io non credo che sia possibile, perché poi si rischia, diciamo, di ridurre diciamo tutta la parte ebraica di Filone, tutta la parte del suo pensiero riconducibile, no, al giudaismo. E, sinceramente, per quanto riguarda il Timeo, io spesso ho avuto l'impressione che egli comunque lo leggesse, ce l'avesse sotto mano. Quindi, nel senso che, perché spesso appunto lo cita in maniera estremamente puntuale, quindi insomma, che lo avesse non tanto, che avesse il testo per come appunto circolava tra primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo. Non mi ricordo più gli altri punti. Quindi se poteva esserci, non so, un manuale di platonismo che poteva aiutare in questo, però, secondo me, per quanto riguarda il Timeo, diciamo che almeno non ho avuto l'impressione che lui lo avesse recepito attraverso, diciamo, dei manuali, ma ho avuto sempre l'impressione, leggendo quest'opera, ma anche altre sue opere, che comunque avesse il dialogo davanti, per come appunto poi appariva in quel momento, insomma, che ne abbia fatto, diciamo, una lettura diretta. Però io personalmente non so se ci sono proprio delle prove, delle evidenze che effettivamente Va bene, ci sono altre questioni, altre domande? Altrimenti allora possiamo... Sì, no, Wolfgang, direttamente. Grazie innanzitutto della relazione, molto bella, e vorrei fare una domanda del tutto diversa, cioè approfittare della sua presenza per chiedere una testimonianza. Lei attualmente è fellow all'Università di Gerusalemme, e quando noi, quindi sto facendo adesso un salto anche nella contemporaneità, cioè nel presente, quando noi parliamo di Israele pensiamo a tutti i conflitti del vicino Medio Oriente che non sembrano di avere una soluzione, e è un po' dimenticato anche già l'inizio della storia di questo Stato, che ancora durante la Seconda Guerra Mondiale rischiava di finire, cioè l'esperimento di Israele sembrava di finire già durante la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente sono stati risparmiati, perché la frontiera si è fermata all'Alamein, altrimenti forse oggi non ci sarebbe Israele. Quindi si è creato questo Stato, sicuramente con anche l'Università di Gerusalemme, con una concentrazione di forze creative, intelligenze, eccetera. Volevo chiedere a lei che esperienza ha fatto
quale valore, cioè che rilevanza hanno proprio i suoi studi all'Università di Gerusalemme e qual è il clima in genere. E penso che queste testimonianze sono anche utili per noi, perché questo è un laboratorio e il laboratorio non serve soltanto per gli studi specialistici, ma anche per scambiare delle esperienze. In questo senso vorrei chiedere questo. Mi dispiace doverla deludere, ma lavoro prevalentemente da remoto, quindi però sono stata a Gerusalemme adesso l'ultima volta a fine gennaio e ho trovato comunque un bellissimo clima di lavoro e ho partecipato a un seminario simile a questo che è stato davvero produttivo per me e mi sono trovata molto bene, ho trovato davvero un bel clima. Questo sì, però appunto sono stata lì soltanto una settimana adesso, recentemente. Tornerò nei prossimi mesi, però grazie. Perfetto, altre ulteriori ultime domande e questioni? Se no, allora ringraziamo nuovamente Ludovica De Luca per la sua interessante relazione, ringrazio anche il pubblico qui in presenza e da casa per essere intervenuto. Ci rivediamo allora domani con Livia Capponi, lo anticipo, e la sua relazione Filone e la salvezza della comunità ebraica sotto l'Impero Romano. Grazie a tutte e a tutti.